fondamentalmente io cercherò di non fingere di darti del lei, perché ci conosciamo da non talmente, saresti credibile. Da talmente tanti anni che non sarei credibile. Allora, un appuntamento però invece importante per la Sicilia, ed è importante che l'Expo Food and Wine sia a Catania, anche perché il nostro territorio sta esprimendo dal punto di vista dell'enogastronomia delle straordinarie eccellenze, non si capisce perché non ci possa essere un appuntamento fionistico nel quale queste eccellenze trovino il loro palcoscenico. Finalmente c'è. Sarebbe il caso di dire finalmente, perché sono anni che diciamo che l'enogastronomia è il settore sul quale possiamo e dobbiamo puntare per prodotti di nicchia nei mercati internazionali, dove il Made in Italy in generale, il Made in Sicily in particolare, godono per fortuna di alta credibilità. E che le ciminiere, che ti ricordo io ho aperto nel marzo del 96, me lo ricordo benissimo, sottraendole a una lunga Ok, Ruggero, ciao. E qua ci siamo. Oggi la signora spostiamo tutto. Antonella deve trasmettere da là. Perché era stato fatto che quel microfono non sta funzionando bene. Allora dobbiamo capire perché. Capito? Perché stamattina noi abbiamo iniziato alle 9. Ma il tè ieri sera funzionava, stamattina quando abbiamo chiuso tutto non ha funzionato. Io ho una moglie. Ah, in moglie ne ho uno.